Salve a tutti ragazzi e bentornati qui a Video Games Addicted. Quest'oggi giocheremo ad un gioco fichissimo, scoperto da poco tra l'altro, ovvero Ogat. Ma prima salutiamo i miei aiutanti e compagni di avventure di giocate, ossia il buon Corso e il Cosmico. Che sono scambiati e non si ricordano i propri nomi, benissimo. Partiamo bene. E che cos'è Ogat? Bene, ve lo faremo vedere. Ah, subito hanno rubato. Già hanno rubato qualcosa. Perfetto. Ogat semplicemente è Guardie e Ladri. È un gioco carino, quasi un flash games possiamo dire, che non ha bisogno di installazione né niente, in cui... Aiuto! Ecco, già qualcuno muore. Sono aggressivi questi ladri. E vai. Sì. Aggressivissimi. Oh, c'è un... Aia. Ma ragazzi, il doppio damage è troppo forte. Minano come i fabbri, dicevo. In cui appunto ci saranno delle squadre che faranno... Le guardie dovranno proteggere degli oggetti e i ladri invece dovranno rubarli. Ovviamente le guardie non sanno che oggetti devono rubare i ladri e viceversa. Non potevi descriverlo in modo migliore. Esatto. Poi ci sono comunque delle modalità nuove che stanno sviluppando, tipo Zombie Rush, in cui ci sono i zombie, eccetera, eccetera. Comunque io direi di accendere tutte le luci possibili. Perché i maledetti ladri si intruffano dappertutto. Ah, qual è la bellezza anche? Che i ladri hanno delle capacità proprie, cioè si nascondono. Eccolo lì. Non hai finito la frase. Esatto. Ecco, c'è uno lassù, c'è uno lassù. Ci sono, eccolo. I ladri si nascondono nell'ombra. Grande Corso, grande Corso. Grazie, grazie. Tipo quello che si era nascosto dentro la pianta. Dentro il vaso proprio era. Esatto. I ladri si nascondono nell'ombra e possono passare attraverso le finestre, mentre invece le guardie hanno la torcia e in più possono, di solito hanno le armi più potenti, ecco. O sto incappucciato Tito è veramente una rottura di... delle cosiddette. Guardata, sì. Eccolo. Seccato, seccato, incappucciato. Dov'è? Hanno rubato qualcosa. Porca miseria. Stanno rubando tutto. 0-0, vai a casa. Go home 00. Bene. È nato zero. Comunque sono un sacco aggressivi io questi sì. Qui, eh. Porca miseria. Sono tosti. Tosti sì. Comunque ringraziamo quelli che stanno partecipando, che mi hanno sparato alle spalle, sempre incappucciato Tito. Codardi, no, ma sto incappucciato Tito è una bestia. Si vede. La bilva umana, come Fracchia. Ah, qui ci sta di sicuro qualcuno. Ma segato subito. Ci stanno derubando da tutte le parti e no, mannaggia. Ma guarda che roba incappucciata. Per me c'hai cheat lui, non è possibile. No, sono una bestia. No, mi sa che invece c'hai cheat. Incappucciato Tito crepa proprio. Mi dispiace, sei bravo però. Ecco ancora un... Ma dai. Ah, ovviamente il gioco finisce quando... O quando finisce il tempo, le guardie hanno protetto il posto, oppure quando i ladri... Dai. Oh, che brutta fine che hai fatto. Accendete la luce qui. Bravi. Sì, sono morto 4 volte. 4 morti e 0 uccisioni, sono il peggiore della partita. No, penso che io sto... Io era noob. Veramente. Dai, ho iniziato ieri. Dov'è quel maledetto? Perdonatemi. Beh, io sono a 2-6, quindi... Dov'è? Stanno rubando di tutto. Che fa 14-2? No, ma non è niente quello che dice. Hanno vinto, maledetti. Bravi. Ragazzi, bravi. Ora si scambia. Cosmico hit 0%. Buono. Il peggiore. È nullo. Guarda incappucciato Tito, guarda che 15-2. Incappucciato Tito, ce sa fare. Allora, ovviamente non prendiamo quello con... Io prendo quello col pugnale, invece. No, col pugnale orrendo, ragazzi. Ok. Allora, dobbiamo rubare qualcosa di imbarazzante. Seguite la freccia, perché dobbiamo andare in alto. Mi sa che è quello centrale. Vedi, c'è la freccia che ci indica. Sì, se qualcuno qui la finisse di accendere e spegnere le luci... Chi sarà mai? State qui per Madonna, le... ma ha sparato attraverso il muro? Ma perché c'è una freccetta? La freccetta dice dove dobbiamo andare, ragazzi. Faccio troppo facile. Occhio! Così. Ok, sono in alto.
Ma scoperto. Stavo baciando il mio gattino. Gente strana gioca. Oh, niente. Ciao Spike. Il cappuccio tutto mi ha suonato. L'avete trovato l'oggetto? No. Ah, dobbiamo fare una cosa combinata, tipo la tattica della faina. Io sarò silente. No! Presumo che allora, la tua tattica non ha funzionato, giusto? Dovresti vederla, questa andrà direttamente in video perché è fantastica. Tipo? Lanciarsi in bocca al nemico. E più o meno. Perché non riesco a passare? Ma come ha fatto a prendermi? Ti ha sparato a caso quello, incredibile. Cazzo. Guarda il balordo. Dai, incappuccio, ti è troppo forte comunque. Come ha fatto a vedere? Era impossibile. Vede anche quando non sei lì. Ops. Guarda, di solito la gente fa gameplay così, mostra agli altri che è un boss o un pro player. Noi facciamo i gameplay e perdiamo. Per far vedere quanto siamo bravi a giocare. Quanto siamo newbie proprio. Oh, strano, incappucciato Tito, ma ci sono ancora. Che strano. Sto ciambotto. Cioè, un genio. Vai, vai, vai. Niente, ragazzi, non ce la facciamo. Dai, incappucciato su. Tito. Vieni, 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 famo tattica. Allora, no. Cosmico, vieni. Porca miseria, fuggi. Sì, ma questi ci vengono proprio a cercare. Oh, grande, mitico quello che ci ha ammazzato. Ma io come faccio a passare qui? Quelli camperano. Tanto abbiamo perso 7 secondi. In allora alto, andiamo, via adesso. L'assalto. Ecco. Mi hanno triturato, ragazzi. Cosmico 010. 212. Via. E via con una nuova avventura. Allora, se sto giro prendo lo scout invece? Scout, io prendo assault. Via. Allora ragazzi, una a destra, una in mezzo, una a sinistra. Ah, già subito questi iniziano così. E qui è uno. E dai, dove non era? È possibile, incappucciato. Guarda che... No, guarda il mio sentinato 0-0. Cioè, incredibile, incappucciato Tito. Oh, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Luci, accende le luci. Occhio, occhio. Cappucciato entrato. Vai, vai. Stanno rubando tutto. Cioè, te rendi conto, eravamo 2 contro 1 e quello lì ci ha ammazzato tutte e due. Ma secondo me ti ho detto lui c'hai sì. No, è semplicemente una bestia. No, un cittone robottone, secondo me, lo ripeto. Cittoni robottoni esistono e non sono del camper, genere. Camper! Direi di chiamarlo o Newbo Time o Rosic Time questo video. Io direi Newbo Time. Ce n'è qualcuno qui che non c'ha il coraggio di entrare, però sta camperando qui. C'è qualcuno qua dietro invece. Sono esco dalle fottute pareti. Esattamente. Io campero, ragazzi. Mi metto qui in attesa e silenzioso al buio. Buio. Al buio. Al buio. L'italiano correggiuto si spreca. Italianese, ma bisogna insegnarvi tutto però, Sì, esatto. Ce n'è uno nel giardino, mi sa. Riusciremo a vincere una partita? Forse sì, manca 30 secondi. Adesso ce la siamo Zitto. Lanciata. L'hai tirata, eccolo. Vai, ammazzato Linus. Linus, DJ Linus, povero DJ. Esatto. Forse vinciamo. Dai, dai. Forse Artico. Riesco a morire. Forse riesco a morire ancora una volta in questi 8 secondi. Ce la devo fare. 5. No, muoio io. Ma come? No. Come? Cosa l'ho fatto? No, non c'è senso, dai, impossibile. Come avete fatto? C'è incredibile. No, impossibile, dai. Oh, che figata! È scappato con i piani segreti di Notch, quello di Minecraft. È geniale. Bene, dai, questa... No, per me è... Co? Per me è taroccatissimo, com'è possibile, dai. Mancava un secondo. Esatto. Dai che non mi vede. No, cazzo, mi ha chiamato. Niente, porca miseria la mia...
Oh! Bella lì, cosmico. Vai, grande. Non so cosa ho rubato, però. Non importa. Oh, via. L'importante è rubare. Mi metto dentro il cesso. Ok, uno è là. Via. Dai che riesco a rubare qualcosa. Ho capito. So dove si ruba. È lassù in alto. È lassù in alto dove c'è il giardino. Vabbè, io sto a fare esca, ragazzi. Io sto rubando un po' di tutto. Ah, comunque siamo 3 contro 4, eh. Il nostro quarto compagno si è dato proprio alla fuga. No, è riuscito a rubare. Maledizione. Bene, siamo pure in minoranza. Ragazzi, comunque c'è un punto debole della loro difesa. Dovrebbe essere in alto a destra. Dovete entrare dall'ufficio. No, non ce la faremo, 50 secondi. Non ti preoccupare. Ecco. La mia fortuna cosa vuole? Tento di entrare e arriva la guardia. Però bisogna dirlo che ho scoperto sto gioco ieri sera e ancora sono noob. Sono già la gente che c'ho. No, no, no. Porca miseria. C'eravamo quasi. Ho ucciso incappucciato, ho ucciso incappucciato. Scusate, incredibile evento. Non ci credo, ha scritto. È più evento di Peppa Pig. O di Berlusconi che è stato caduto. Niente. Ragazzi, siamo dei nubi totali. E va bene, oh, direi che possiamo concludere qui perché abbiamo fatto una schifezza di giocata. Mostruosa. Che bello. E va bene. 6-20. Quindi ci ritiriamo con la coda tra le gambe, abbiamo preso tante botte, per cui vi rimandiamo al prossimo video che magari faremo la modalità zombie, giusto? Magari. E per ora vi salutiamo, alla prossima ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.